vince e rimonta del gioioso Angelo Bruno, vincitore del Gran Premio di Parigi. E del zio. Qui vediamo l'amico Morgia, accompagnatore dei ciclisti della Forestale. Qui vediamo del zio, la partenza è una gara di velocità finalissima. Del zio Rossi, Matiddi, Castello. Grande volata. All'interno passa del zio, prende la testa in questo momento. Rossi rimane indietro, volata di dilettanti. Con del zio la partenza. In questo momento si trova in quarta posizione. Questa finalizza del zio. Questo momento in seconda posizione, Rossi in terza e vince. Giro d'onore per del zio. Davanti a oltre 10.000 spettatori. Sempre il giro d'onore per del zio. Qui ripreso in diretta dalle telecamere. Vediamo in surplus Becchetto Damiano. Damiano nel surplus insieme a Becchetto. Nessuno dei due voleva condurre. È una gara ad alto livello tecnico. Due grandi campioni, due olimpionici che in questo momento ripetono la gara perché uno si è mosso. Vince Becchetto secondo Damiano. Damiano molto nervoso, lancia la bicicletta perché qualcosa non è stato regolare. Ecco Damiano molto arrabbiato, attorniato da persone che cercano di calmarlo. Del Zio Rossi in testa, Carli Orlati alla ruota, controllo, sempre in attesa dello sprint. Damiano sempre nervoso, ecco l'attacco, un giro al termine, il tandem è davanti, controlla, in piena volata. Ai campi negli anni di Varese. Gara in photo finish vinta da Carli Orlati per 4 centimetri. Seconda prova, zio Rossi.